Reggio Calabria sarebbe davvero il fiore all'occhiello della regione per il suo lungomare, per la nuova area commerciale, per la storia e l'arte. Ma c'è anche questo, centinaia di tonnellate di spazzatura che giacciono per strada. Un'emergenza, quella dei rifiuti, che attanaglia tutta la Calabria, ma che qui, sullo stretto, fa più male. Reggio Calabria, ma più in generale la Calabria, è da oltre 20 anni che è in emergenza rifiuti. Questa emergenza deriva da una serie di circostanze, prima su tutte ovviamente è la mancanza di impianti idonei a ricevere gli scarti di lavorazione dei rifiuti, in più gli impianti per il conferimento dell'organico e gli impianti di lavorazione del tal quale, dell'indifferenziato. In tutta la Calabria c'è un solo termovalorizzatore e 5 discariche, oggi neanche tutte disponibili. La regione ha imposto che i rifiuti finissero in discarica a Crotone, ma subito è scoppiata la protesta. La regione è dovuta intervenire con un'ordinanza perché abbiamo avuto delle difficoltà con interruzione di pubblico servizio sostanzialmente a Cassano allo Ionio e a San Giovanni in Fiore. La riapertura di questi spazi necessita di alcune settimane. Abbiamo delle difficoltà a Melicocca, per cui attualmente possiamo contare solo sulla Mezzia come discariche disponibili. E così resta solo una soluzione: inviare la spazzatura fuori regione. Ben 10.000 tonnellate finiranno in Puglia a costi salatissimi. Solo quest'anno a Reggio sono già stati spesi più di 4 milioni di euro. Abbiamo interloquito con la città metropolitana, che è riuscita in brevissimo tempo ad avere ancora una volta la disponibilità della Regione Puglia, e questo ci permetterà di conferire circa 200 tonnellate giornaliere negli stabilimenti pugliesi. Intanto è partita una raccolta straordinaria della spazzatura. Si pensa a rinnovare il sistema porta a porta per la differenziata e a rendere più efficiente la discarica comunale di San Batello, ma ci vuole tempo e i rifiuti finiscono così. I delinquenti si divertono ad andare a incendiarli, aggravando la situazione ambientale ovviamente in città. Su questo stiamo effettuando controlli serrati anche per mezzo di telecamere. Il dato di qualche giorno fa è la denuncia all'autorità giudiziaria di due soggetti che incendiavano i rifiuti per strada. Le linee guida della regione per uscire dalla crisi sono semplici: portare avanti la raccolta differenziata. I comuni che non avviano la raccolta differenziata li obbligheremo ad andare fuori regione, quindi avranno i prezzi più alti rispetto agli altri. Entro la fine dell'anno tutto questo non dovrebbe più esserci e Reggio, speriamo, potrà essere raccontata solo da queste immagini. Allora